Catania, la città eterna, la città del mare e dell'Etna, la città che ci ha dato tanto. Ma oggi la nostra città soffre. Soffre per la disoccupazione, per la mancanza di opportunità, per il degrado ambientale che la sta soffocando. Soffre per la mancanza di una visione condivisa per il suo futuro. Non possiamo più ignorare la realtà che ci circonda. Non possiamo più aspettare che le cose cambino da sole. Dobbiamo agire, dobbiamo unirci, dobbiamo lavorare insieme perché un futuro migliore sia possibile. Rinasce Catania. Questa è la nostra missione. Un invito a credere in noi stessi, in questa città, in un futuro migliore. Perché noi crediamo che Catania possa rinascere. Crediamo che possa essere un luogo in cui l'ambiente sia al centro delle nostre scelte. In cui il lavoro sia accessibile a tutti. In cui la cultura sia il cuore pulsante della comunità. Ma per far sì che questo accada, dobbiamo agire. Dobbiamo affrontare le sfide che ci aspettano con coraggio e determinazione. Dobbiamo immaginare una città in cui l'energia pulita sia la norma, in cui l'aria che respiriamo non ci distrugga, in cui la natura sia al centro della vita quotidiana. Dobbiamo immaginare una città in cui il lavoro non sia un miraggio, ma una realtà per tutti, in cui le imprese possano crescere, in cui i giovani possano realizzare i propri sogni. Dobbiamo immaginare una città in cui la cultura sia accessibile a tutti, in cui la bellezza non sia un privilegio, ma un diritto, in cui l'arte sia un ponte tra le comunità. A te la parola, Raffaele. Grazie. Vi ringrazio sinceramente e non nascondo, non riesco a nascondere una certa emozione, non perché io non abbia parlato tante altre volte anche a tanta gente in questi anni che avete voluto contare sinteticamente, riassumendo e facendo il conto 2010-2023, 13 anni, ho parlato, ma ora è un po' diverso. E lo dico non per scaramanzia o per esorcizzare chissà che cosa, ma comunque quello era diventato una sorta di habitus al quale mi ero abituato. Ora mi devo lanciare in questa piscina senza salvagente. Era anche un po' un alibi, che prima è nervoso, arriva in ritardo, alza la voce, eccetera. In uno di questi alibi consisteva certamente nel fatto che non fosse assolutamente il caso di candidarsi a niente. Quindi ora si parla invece, si può candidare qua, si può candidare là, eccetera, eccetera. Quindi grazie per la partecipazione della Lega, Fabio Cantarella, di Forza Italia, vedevo Pesce. Gli altri deputati sono invitati dal presidente Schifani, che si scusa per non essere qui con noi, ci avrebbe tenuto. Sono invitati a pranzo a Palermo e quindi grazie agli esponenti sindacali, grazie ai tanti sindaci, agli amministratori che sono qui con noi e ai candidati, uno per tutti, fatemelo ringraziare, è il nostro Nino Nicotra, che è sindaco di Acireale, candidato sindaco di Acireale. Ringrazio Roberto Di Mauro, che nonostante il fardello di questa delega terribile non manca agli appuntamenti esterni, da Siracusa a Catania, dice che lunedì deve ritornare ad Adrano. L'avevo esonerato oggi ed è venuto lo stesso. Si vede che gli piace raccogliere qualche applauso, ma se lo merita per la verità, non salta. E insieme all'assessore Di Mauro saluto e ringrazio l'assessore Andrea Messina, che è uno dei nostri a tutti gli effetti, abbiamo stesse tradizioni, e che ha nelle mani un'opportunità straordinaria, lo dobbiamo dire, deve portare in porto presto, con la partecipazione credo di tutti i deputati, questa benedetta legge per il ripristino della provincia. Mi piange il cuore per la Publi Servizi, ma mi piange il cuore perché siamo andati dietro alla demagogia imperante nell'abolire le province per risparmiare qualche centinaio di migliaia di euro, per carità, quelli che bisogna risparmiarli tutti e anche di più, buttando, come dire, nel cestino dei rifiuti qualche decina di milioni di euro. Mettiamo una sola cosa,
tanto personale, non motivato, perché non guidato da una persona, da una serie di persone legittimate dal consenso popolare, che devono tornare ad essere legittimate dal consenso popolare, che hanno una visione, che hanno un programma e che lo fanno rispettare, motivando anche chi deve lavorare e chi ha bisogno di una motivazione in più. Tanti amici che io vedo anche della provincia, io dico questo, vi invito a fare questo, e cioè fate nel vostro comune, a prescindere dal fatto che si sia votato ieri o che si voterà domani, questo lavoro di programmazione è un minimo di formazione politica che nei confronti dei candidati e degli amministratori voi cercate di inculcare, che se no si arriva là perché si hanno i voti e quelli che hanno i voti, se poi sti voti non sono sufficienti qua, trasmigrano di là e se ne vanno da un'altra parte ancora. Cerchiamo questa nostra classe dirigente locale, provinciale, eccetera, di legarla a qualcosa di più solido e di più forte che non la forza elettorale che oggi c'è e che domani rischia di scomparire. Dovevamo chiudere con un comitato comunale. Vi do la mia parola d'onore. Abbiamo raccolto, selezionandoli, eccetera, circa 220 nomi per un comitato, come dice, vi sembra pletorio? Sì, noi nel nostro statuto sta scritto che c'è un esponente di un comitato ogni 1000 abitanti. A Gran Michele 11-12.000, 12 persone. Catania ne ha circa 300.000 abitanti. Sarebbe meglio ovviamente cercare di rapportarli anche agli abitanti dei vari quartieri e poi avere anche ovviamente organismi più agili. Il comitato si riunisce due volte all'anno. Poi c'è una direzione, c'è un esecutivo che può essere fatto da una quindicina, da una ventina di persone. A questo bisognerà lavorare, vale anche per i comuni della provincia che si trovano rappresentati qua. Cerchiamo di non sottrarci e di rispondere a questa esigenza importante di democrazia, la quale democrazia, parliamoci chiaro, c'è Lombardo, c'è Scavone, c'è Pogliese, c'è... E allora vengono le persone, ma si esercita effettivamente questa democrazia? È fondamentale che la si eserciti anche per ridare vigore, soprattutto noi, signori miei, autonomisti, a questa nostra formazione politica della quale la Sicilia ha bisogno. Negli ultimi anni la nostra voce non si è sentita e questo è un periodo in cui questa voce deve tornare a farsi sentire sul tema della autonomia differenziata. Noi non siamo contrari all'autonomia, che come potremmo essere? Sarebbe incoerente che noi fossimo contrari all'autonomia differenziata. Noi siamo una regione ad autonomia differenziata, la vogliamo chiamare speciale, quello che volete voi, e perché dovremmo negarla agli altri, l'autonomia differenziata? Assolutamente no, assolutamente no. Il problema, come dire, non è questo, il problema è le risorse, il residuo fiscale. Per capirci, e non è manco un problema che mi sembra questo tema umiliante, dei livelli essenziali di prestazione, perché è umiliante. Come dire, la colonia e gli abitanti della colonia hanno diritto ai livelli essenziali, il minimo indispensabile, il pane per vivere e quell'essenzialità di servizi di base, perché no? Ci vuole una perequazione anche in questo, come noi facemmo introdurre nella legge del federalismo fiscale, se vi ricordo. Ci vuole una perequazione. Poi sull'uso delle risorse, scusatemi, se è giusto che per far funzionare gli asili nido, o la scuola, o la sanità, in relazione agli abitanti, alla Sicilia tocchino 5 milioni, piuttosto che alla Lombardia 10, è giusto che sia così. E se li amministrano loro, ma se invece noi... Al momento non abbiamo 5,10 ma 5,20 e per giunta introduciamo il sistema che le tasse pagate da quei cittadini, da quelle imprese che sono molto più ricchi di noi devono essere trattenuti per garantire quei servizi e per avere quindi servizi 100 volte migliori dei nostri, ci meravigliamo che la gente se ne vada sopra se oggi e domani cosa succederà? Se poi gli consentiamo di fare contratti regione per regione diversi, quale medico o insegnante di qualità resterà in Sicilia e non andrà al nord a farsi pagare il doppio o il triplo? Questo è importante, signori parlamentari nazionali,
Beh, gli ospedali, e questa catena e questa collana di ospedali non ce l'ha nessuna città. Facciamo un confronto con Palermo, ad esempio, caro Assessore Razza, e cioè Cannizzaro, Policlinico, Nesima Nord e poi il San Marco, ad esempio. A proposito del San Marco, devo dirvi, Librino. Librino deve essere al centro di questa amministrazione, e per Librino intendo Librino e tutte le altre periferie. Noi portammo, perché allora c'era la tentazione di non collocarlo lì, di cambiare la prima allocazione, il San Marco lì a Librino. Sì, ci sarebbe voluta la cittadella giudiziaria anche, ma per esempio ci possono andare, c'è un progetto del famoso Kenzo Tange per i centri direzionali di provincia e comune. Sai cosa vuol dire di comune, caro sindaco? Vuol dire una cosa molto semplice, vuol dire dismettere per esempio i fitti passivi, piazzare tutto lì e questi fitti passivi mollarli e gli immobili di proprietà comunale metterli a profitto, farne qualcosa che può essere utile insieme al pubblico, agli ospedali che vanno, e il pubblico che va potenziato, e dobbiamo proteggere, come dire, l'impresa sanitaria privata siciliana di qualità, piccola e media. Dobbiamo, come dire, perdonatemi, proteggerla dall'aggressione dei grandi gruppi sanitario-finanziari che certamente hanno da mettere sul tavolo. Che hanno da mettere sul tavolo tanti soldi, ma guai se mettono anche le falsità in atto pubblico, ingannano le giunte regionali e gli assessori per bene e si insediano nel nostro territorio con l'inganno. C'è stato il cosiddetto tavolo progressista, ma dico cosiddetto, i progressisti siamo noi, perché noi diciamo le cose papale, le realizziamo, ci confrontiamo senza nessuna ipotesi, senza nessuna prosopopea, senza nessuna pretesa. Gli altri, quelli sono i progressisti. Noi siamo, che cosa siamo? I retrogradi? Cosa siamo? Coloro i quali non fanno le cose? Abbiamo dimostrato e dimostreremo che le cose le facciamo noi. Certo, di progressista io non ho una cosa, se permettete. Che sì, io devo rivolgermi agli assessori, mi insegnarono a scuola che nel maschile ci sta anche il femminile, quindi non dirò mai le assessore e gli assessori, le amiche e gli amici, i maschietti e le femminucce. Era in una delle regole, e questo non credo che offenda, come dire, la sensibilità delle donne, che vanno rispettate e valorizzate seriamente nella sostanza e non in questa giaculatoria che da qualche parte, da parte di qualche segretario nazionale di partito vengo, se c'è qualche altra donna, dite al maschietto, se no, se volete fare prevalere, dite direttamente al femminile e ci ricomprendiamo anche i maschietti, che è la cosa migliore. E nonché a Catania è capitato un fatto nuovo, anomalo, strano, incredibile. Ieri sera mi hanno girato ieri pomeriggio mi hanno girato dei manifesti con una candidatura che scende in campo. Che non è una candidatura politica. E quindi non so come e se possa essere presa in considerazione, carissimi amici che siete qui presenti. Perché non è una candidatura politica? Ma perché, scusatemi, ma stiamo scherzando? Fabio Mancuso, Roberto, Maglio, c'è stato un tavolo insediato avantieri a Palermo, in cui si dovevano definire, parlo ovviamente per il centrodestra, ci sarà anche quello del centrosinistra, le candidature, a cominciare dalle grandi città, e non si è raggiunto un accordo. Scusatemi, ma è politico di fatto fare maramao a quel tavolo in cui stanno gli esponenti dei vari partiti che esprimono gli uomini nel governo regionale, compresa la Democrazia Cristiana, compreso Fratelli d'Italia e compreso Forza Italia? Scusa, e perché vi siete riuniti? E scusate, ma vi pare serio? Ma potete sopportare un oltraggio del genere? Ho bisogno di reagire a questo. E Catania è la prima città d'Italia, la più grossa, la più importante,
che affronta questa scadenza elettorale. E questo, ve lo dico sinceramente, secondo me è, come dire, un fatto gravissimo. È un fatto politicamente grave? No, perché io credo che quella non sia una iniziativa politica. Ve lo dico con molta serenità e franchezza. Perché in questo caso si tratta di un gruppo umano che ha occupato un partito politico. Non è la prima volta. Ha occupato in passato l'UDC e poi si è svuotato l'UDC. Oggi, peraltro, non c'è più in Sicilia. Poi ha occupato Articolo 4 di Lino Leanza ed è stato massacrato quell'Articolo 4. Poi è stata la volta del Partito Democratico e di Renzi, che è stato usato, senatori, tanti voti alle regionali, eccetera. Poi c'è stata Italia Viva, poi c'è stato un passaggio così volante, è stato sfiorato anche Forza Italia, di Gianfranco Miccichè, poi c'è stato l'approdo alla Lega. E quando io parlo, scusatemi, di penultimo approdo, ecco perché dico penultimo approdo, non è che sarà la volta di Salvini la prossima volta, quindi, come dire, non lo so come andrà a finire. Questa è una pulsione che il mio amico Di Mauro definisce predatoria, che sinceramente non è giusto, e io chiedo, sinceramente, lo chiedo a Fabio, a cui voglio bene da tempo, credo, immemorabile, che si possa pensare di fare un passo indietro, come per dire, ma sono stati, come dire, delle persone che ci hanno boicottato, che hanno voluto farci questo scherzo terribile che noi sicuramente non possiamo tollerare. Perché questo fatto non può non avere ripercussioni. Dopodiché devo dirvi, ma lo dico a tutti voi, anche agli amici della Lega, al mio amico Minardo, persona per bene, esiliato a Roma. Lo dico anche a te, caro Fabio, che eri destinato a fare il parlamentare nazionale. Assessore, lo fai anche con noi, perdonami. Ecco perché vi voglio dire, stiamo attenti a quello che sta succedendo in questi giorni. Ed è un gesto che sicuramente non può essere tollerato. Dopodiché, vedete, dice, ma Lombardo si candida, non si candida, l'assessore Razza, l'assessore Parisi, l'assessore Pippo Arcidiacono e tanti altri di cui sono fatti i nomi, ma anche Valeria Sudano, che era venuta a trovarmi qualche giorno fa. Parliamone, discutiamone, un programma, delle condizioni, dei discorsi vari, e allora si trova chiaramente poi la sintesi armoniosa attorno ad un programma e attorno a tutto il resto. Scavone, Lombardo, Castiglione, Anastasi, dico, scusi, vi sentite tanto più bravi di loro? Vi sentite tanto più bravi di loro? Certo, dice, simpatizza per Razza, ma lo dico con molta franchezza, lo conosco, l'ho praticato per 5 anni, accordi, Musumeci gli ha scaraventato addosso, oltre che la non facile patata della sanità, le trattative su tante altre cose, si sa che questo c'è, ma cosa avrei da dire io sugli altri? Degli altri partiti, compresa Forza Italia, compresa la Lega naturalmente, oltre che del mio movimento politico. Per quanto riguarda me, questo perché si sappia, tanta gente e tante persone che mi incontrano per la strada mi dicono, tu saresti forse un bravo sindaco. Io non ho attivato sondaggi, anche perché sono memore di quelli delle elezioni regionali, ci davano all'1-3%, siamo arrivati al 7%, e se non ci fosse stata la coincidenza delle elezioni, se non ci fosse stata la coincidenza delle elezioni, saremmo arrivati a superare sicuramente il 10%, ma come ho detto, candidamente e onestamente, io, per ragioni di età, nel documento del mondo cattolico ovviamente c'è una sollecitazione perché si punti su un giovane, perché non è un lavoro leggero quello del sindaco, non è un lavoro che uno fa a contratto per 6 mesi, poi una volta che firma deve stare per forza 5 anni là dentro.
per i miei progetti personali, per i miei interessi personali, perché può darsi, come dire, che questo lungo periodo al quale ha fatto riferimento Scavone abbia cambiato, come dire, i miei progetti, ma soprattutto i miei obiettivi, le cose che mi piace fare di più, eccetera. Io lo dico sempre, cioè dice, ma ti piace questa? Con l'elettroshock poi può darsi che ti piace questo, quindi si cambiano non orientamenti, ma quando certamente si cambiano gli obiettivi. Questo non vuol dire che io, per essere chiari, non sono disponibile per la mia città. Non lo voglio fare, non è giusto che io lo faccia. Ci sono questi nomi, ce ne sono altri. Non c'è una sintesi tra i politici? Beh, scusatemi, voi siete vecchiotti, ma un Gitto, un Del Campo, un Emanuele Spambinato, un architetto greco, sono qua, non è che sto citando la dottoressa Pasqualino, non è che io sto citando cinque persone che sono amiche mie, alcuni di loro peraltro credo che non si sognano di appartenere a questo. Ci sono tantissime altre personalità, imprenditori della sanità piuttosto che delle costruzioni eccetera, che possono fare questo lavoro. Purché si ritrovino insieme, come dire, le ragioni per amministrare bene questa città. E ancora, vedete, io mi auguro che non si metta una pezza a questa cosa, perché se si dovesse andare avanti come se niente fosse, col meccanismo delle compensazioni, io mi piglio Catania, tu ti pigli Torino e poi domani c'è poi Bologna, piuttosto che cosa ne so, Teramo no, è troppo piccola, ma Pescara e compagnia bella, noi in questo caso, ve lo dico sin d'ora, non ci staremmo. Se dovessimo andare da soli, io mi candiderei a sindaco, in questo caso sì. L'unico caso. Solo in questo caso, perché allora, vi ricordate che di momenti difficili, difficilissimi della nostra vicenda ne abbiamo passati parecchi. Uno di questi momenti difficili fu la fine del mio governo, il passaggio poi attraverso le regionali all'esperienza Crocetta. Ho avuto modo di ringraziarlo, ho fatto tanti complimenti, mandato messaggi di tutti i colori e compagnia bella. E dopo la soluzione mi scrisse: sono felice con te, sono felice per te, se non ti avessero eccetera eccetera avresti continuato a fare il presidente, io mi sarei risparmiato un sacco di male figure e di guai, quindi un mezzo applauso se lo merita anche il... e dovevamo affrontare le elezioni politiche, se vi ricordate Scavone e Compagnone, e allora altro candidato alla Camera, si candidarono al Senato. Quando Berlusconi vide e io gli portai questi nomi, mi disse: ma come, non ti candidi tu? Ma non mi posso candidare io, se tu fai l'accordo con me, caro presidente, lui ci teneva a che gli dessimo del tu, se tu pensavi che no, il nostro apporto doveva essere importante ai fini, se vi ricordate, del premio di maggioranza alle elezioni al Senato in Sicilia, io non posso non capeggiare la nostra lista. Eravamo in grandi difficoltà. Tantissimi amici allora si erano allontanati, molti in questo periodo si stanno vedendo, le braccia sono aperte, venite pure, vi vogliamo più bene che mai, ma lo dico veramente, e lo dico veramente, chiaro che andavamo incontro al rischio di un insuccesso. Sono stato felice, ho fatto una campagna elettorale fortissima, non ce l'abbiamo fatta. Ecco, se c'è la certezza, come dire, che non ce la facciamo, mi verrebbe molto, 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 molto più facile. Comunque, se vi dico questo, lo dico a voi perché lo diciate agli altri, tutti voi, senza calcoli, piccoli, piccoli, piccoli. Ah, ma se io mi candido non appoggio questo, e se si appoggia questo non mi candido io, e quant'altro. Scommettiamoci tutti, perché la politica è fatta di generosità, è stato scritto e lo sapevamo, che è la forma più importante attraverso cui si esercita la carità in questo mondo, e nessuno di noi si deve tirare indietro. Io
non mi tiro indietro, non tiratevi indietro neppure voi. Io sono ancora qua.